importanti iniziative, quelle del 24 luglio al Gifone Experience, dove si sono incontrati gli ideatori ed i realizzatori del progetto di ActionAid Donne al centro di Napoli. Presenti insieme al segretario generale di ActionAid Marco Del Ponte, il direttore del TG2 Marcello Masi, il giornalista RAI Fabio Venditti ed i ragazzi dei quartieri spagnoli dell'associazione Socialmente Pericolosi. Il gruppo, formato da ragazzi dei quartieri di Napoli, inizia ad essere attivo nel 2011 a seguito dell'incontro con Fabio Venditti ed il referente territoriale di ActionAid per la Campania, Marco Elardo. Oggi sempre nuovi progetti rendono questi ragazzi attivi sul territorio e pronti a raccontare con gli strumenti del giornalismo e del cinema la realtà non sempre facile di Napoli. Sì, insieme al TG2 un esperimento, qualcosa di più anzi, la voglia di fare qualcosa in concreto per i ragazzi di Napoli. I ragazzi di Napoli che vivono in un quartiere difficile come quello dei quartieri spagnoli, ma dove ci sono anche tante capacità e tanta voglia di uscire da una palude fatta naturalmente di delinquenza e di altri valori e disvalori. Con questo progetto vogliamo non solo aiutarli a sviluppare delle professionalità che sono già presenti, ma vogliamo dargli anche un'opportunità attraverso il TG2, una rete nazionale, i suoi dossier, di farsi conoscere anche fuori. E siccome so la loro capacità e so che chi li segue sono fior fiori di professionisti, giornalisti professionisti, sceneggiatori, montatori, operatori, sono convinto che il prodotto verrà molto bene. Quindi gli si offre un nuovo futuro in effetti? Come dire, è un tentativo concreto, io sono stufo delle parole, sono stufo di sentire che qualcuno deve fare qualcosa per gli altri, io ho qualcosa da dare e la do, senza riflessioni ulteriori, ma cercando di dare il meglio. Loro stanno facendo ogni sforzo per dare il meglio, credo che un servizio pubblico debba aiutarlo questo sforzo, sto facendo solamente questo, nient'altro. ActionAid è per il terzo anno consecutivo al Gifoni Film Festival ed è un'esperienza che ogni anno ci fa crescere insieme al Gifoni Film Festival. È stato un incontro che abbiamo avuto all'epoca attraverso l'esperienza di ragazzi del centro di Napoli, dei quartieri spagnoli che si chiamano Socialmente Pericolosi, che ci hanno permesso loro, e dico che sono loro che ci hanno permesso di fare questo, di replicare alcune delle esperienze che abbiamo avuto in altri paesi del sud del mondo. Infatti hanno prodotto una videoinchiesta, Cazzimma, che è una tecnica con la quale ActionAid lavora da molti anni in tanti paesi del sud del mondo per far sì che le persone si rendano conto del loro potenziale anche nelle situazioni di maggiore esclusione sociale e povertà. Su questa strada abbiamo incontrato anche il TG2, quindi dopo il passaggio al Gifoni Film Festival, e adesso contiamo di lavorare in altre città oltre a Napoli. Quindi Napoli partita, come si suol dire, come l'esempio dell'esclusione sociale, per noi nella nostra ottica diventa il simbolo del riscatto, e attraverso i ragazzi di Socialmente Pericolosi possiamo mostrare che in altre periferie disagiate di altre città d'Italia esistono delle possibilità di tirar fuori le qualità migliori dai nostri ragazzi, di permettere all'Italia di fare l'Italia, come qualcuno dice, e di dare una speranza e poi anche di far riflettere il resto degli italiani. Abbiamo messo insieme un gruppo di ragazzi dei quartieri spagnoli che non pensavano di saper fare un lavoro, non avevano mai pensato a un lavoro. Sbandati, ragazzi di strada, abbiamo messo insieme, abbiamo detto: ma perché non provate ad imparare un mestiere? Per esempio uno dei mestieri che si fanno per la televisione, percorso che va avanti ormai già da un paio d'anni, che ci ha portato a produrre tantissime cose ed è adesso una fase di lavoro molto intenso, perché abbiamo in cantiere tre prodotti da realizzare in tempi rapidissimi. E l'idea è quella di portarli ad avere un lavoro che dura per la vita. Cioè, questo non è un progetto che porta dei ragazzi a fare un film, poi grazie, arrivederci, ciao. Questo è un progetto che vuole appunto dare a loro una professionalità che può essere quella dell'operatore, quella del montatore, quella dell'attore, quella dello sceneggiatore, quella dello scenografo, con tanti volontari, professionisti del mestiere che danno una mano, e creare anche la nostra azienda, perché no? Sono di Giovanni Mariano, sono nato nel 2012, per sottolineare, perché la mia infanzia è stata un'infanzia un poco particolare e mi sento di essere rinato l'anno scorso.
Con un nuovo progetto, quindi con il cinema. Sì, con il cinema ho avuto la mia spinta di superare tutti i miei ostacoli e tutte le mie difficoltà. Oggi sono qui a Giffoni Valle Piana insieme a questi ragazzi come me che vogliono e che vogliono avere un futuro più roseo e più concreto. Ha detto quasi tutto a Mariano, però comunque sì, questo progetto ci ha dato comunque nuovi orizzonti che prima non avevamo, perché comunque non avevamo nessuno spunto di vita, nessun lavoro, nessuna, diciamo, cultura alle spalle, però comunque con questo progetto, io sono uno dei fondatori di questo progetto, siamo da 3 anni, l'anno scorso siamo venuti qui a Giffoni, abbiamo portato un nostro cortometraggio che si chiama La Cazzimma e è piaciuto a moltissimi ragazzi. Giffoni anche per il sociale ci hanno dato una possibilità bellissima, è una possibilità di guardare il mondo con nuovi occhi, con nuove prospettive. È una, diciamo che è una bella cosa, anzi io volevo ringraziare proprio tutte queste persone che hanno fatto sì che noi guardassimo in un'altra prospettiva. Ringrazio a queste persone come loro, perché queste persone sono quell'eccezione che fanno diventare la nuova regola, la nuova, capito? E fanno rompere quella cerchia. Quella cerchia che noi prima eravamo una cerchia, diciamo, più negativa, eravamo in un'altra cerchia, noi abbiamo rotta quella là. Noi stiamo guardando un'altra prospettiva e ci piace. Nuovi progetti quindi per il futuro? No, io ti parlo, sono un ragazzo di socialmente pericoloso anche io e ti posso dire che questa nuova esperienza tramite i Giffoni, tramite che siamo andati anche al Festival di Roma e abbiamo fatto parecchie cose con questo progetto, ci ha insegnato a crescere, a vedere il futuro in una prospettiva diversa e poi un laboratorio di sempre cinematografico che insieme ai ragazzi abbiamo scritto un cortometraggio che poi stiamo comunque portando a termine l'esecuzione di questo progetto e comunque questa cosa a noi ci dà tante soddisfazioni anche per il nostro quartiere. Come diceva Giuseppe, noi ringraziamo proprio a queste persone che fanno sì che ci danno la possibilità di non prendere sempre, come dire, se il treno ha solo un binario, ha solo quel binario può fare, ma se noi cambiamo binario prendiamo un'altra destinazione, un'altra vita.